Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa mitica puntatona andremo a parlare niente poco di meno che del buon manuale della Commodore 64, microcomputer manuale d'uso. Come si vede a video, Commodore 64 microcomputer manuale d'uso, un veramente ottimo prodotto, e vedremo il perché. Introduzione, la prima parte relativa a una serie di informazioni generali relative allo sballo e imballo, e quindi l'installazione del Commodore 64, che era obiettivamente molto facile. Un secondo capitolo relativo a per cominciare, quindi cos'è la tastiera, come si usa e si utilizzano il caricamento, il salvataggio e il processamento dei programmi, quindi per lo più giochi, perché su Commodore 64 programmi di produttività personale non c'erano, ce n'era uno ma era veramente preistorico e molto molto scadente. E poi soprattutto inizio alla programmazione basic. Ecco, questa parte del manuale della Commodore obiettivamente è fatta molto bene, perché si spiega all'utente tutti i comandi praticamente del linguaggio basic che erano disponibili sul Commodore 64. Quindi praticamente si vede che c'è un primi comandi di utilizzo, i primi strumenti di basic avanzato, comandi avanzati per la scelta addirittura dei colori e dei grafici. Gli sprite, si spiegano gli sprite cosa sono e come funzionano, creazione di musica con il Commodore e poi diciamo manipolazione avanzata dei dati, vari appendici che poi diciamo potevano far comodo. Andiamo quindi rapidamente a scorrerlo insieme, questo veramente un buon manuale, proprio bello. Tutto il papier dell'introduzione, ecco, primi approcci con il Commodore 64, voilà. Contenuto dell'imballo, c'erano disegni del cos'era il Commodore 64, cos'erano i vari spinotti, a cosa servivano e quant'altro. Successivamente si attaccava, diciamo, per chi aveva i danari ad un monitor della Commodore, ma i più generalmente lo attaccavano al televisore. Ora, all'epoca, quando cominciò a diffondersi in Italia, i televisori a colori erano, diciamo, in parte già conosciuti dal pubblico, ma la maggioranza della gente aveva ancora i televisori in bianco e nero, quindi sicuramente i più ricorderanno il Commodore 64 collegato ad un monitor, quindi ad un televisore in bianco e nero, e poi solo successivamente magari uno poteva aver comprato un monitor a colori, quindi della Commodore, oppure più probabilmente il babbo e la mamma compravano un televisore a colori con il telecomando, e di conseguenza automaticamente il Commodore 64 acquisiva, diciamo, il suono stereo e comunque, diciamo, più colori, mentre diciamo prima sarà in bianco e nero. Abbiamo quindi la possibilità di collegarlo, come si vede, al televisore o anche a una presa, diciamo, del amplificatore per uno stereo se non aveva, ma queste già erano idee particolarmente, diciamo, ricconi, perché già all'epoca gli stereo, per quanto bene di consumo, non è che costassero proprio poi poco. Le prime foto del Commodore 64 con i joystick si poteva anche collegare ad una stampante, ci si faceva poco con una stampante con un Commodore 64, però ecco. Poi c'era il disk drive, ecco, il disk drive del Commodore 64 era come non averlo, perché ci ho fatto un podcast sui disk drive della Commodore, che obiettivamente erano dei baracconi scarsamente affidabili, molto lenti, ingegnerizzati come dei cani. Decisamente meglio utilizzare il Commodore 64 con un registratore a cassetta, che più sicuramente lo ricorderanno. Qui abbiamo la regola, diciamo, la regolazione dei colori per cominciare in ok, vediamo un po', eccolo qui il biscottone, bellissimi colori in bianco e nero, quindi la tastiera con i vari tasti, si spiegava il funzionamento dei vari tasti e di cosa fare
per caricare e salvare praticamente i programmi, per cui con le cassette occorreva dal contatore del dinastro prendere, diciamo, la misura da dove iniziava un programma, per cui si incominciava il caricamento e poi si premeva rapidamente il play, e probabilmente si aspettava di meno che andare a processare e quindi caricare da un disk drive della Commodore, che erano veramente degli insulsi periferiche, veramente inaffidabili e pessime. Ok, qui abbiamo tutto il resto, quando si illustrano i vari comandi per poter utilizzare un po' come calcolatrice, inizio della programmazione. Ecco, questa è la parte veramente del manuale Commodore, che a mio avviso è fatta bene, perché mentre, come si sarà, se siete interessati potete andare a vederlo, il filmato del manuale dell'Apple IIe, gravemente insulso per quanto riguarda la programmazione, qui invece si dà praticamente i primi suggerimenti per produrre le prime cosine in Basic, e poi successivamente si dà una serie di, diciamo, si spiega un vero e proprio linguaggio del Basic, cosa che io invece non ce l'avevo, tutte queste, diciamo, opzioni sul mio manuale dell'Apple IIe, quindi non avevo niente di tutto queste belle cosine gratuite che erano in bundle con il Commodore 64, e mi andai a comprare un libro della McGraw-Hill, Apple IIe guida all'uso, dove mi si spiegava poi, diciamo, il Basic, mentre tutte queste cosine con un Commodore 64 uno se le trovava a gratis. Obiettivamente però Commodore 64 come produttività personale non era proprio eccezionale, perché serviva solo per praticamente per giocare, però di conseguenza però non era male come comodorino, come per iniziare praticamente a entrare nel mondo dell'informatica. Mappa della memoria e dello schermo, addirittura la grafica, mappa della memoria, dei colori, grafici animati, gli sprites. Ecco, questo è veramente una perla, questo manuale, perché la parte degli sprites era una cosa che, diciamo, la grafica uno se la doveva andare a studiare a parte, perché non tutti i manuali del Basic la spiegavano, e quindi era una cosa veramente molto avanzata, quando invece tutto questo si trovava gratis sul manuale del Commodore 64. Onore e gloria alla Commodore, che obiettivamente fece qualche cosa di veramente buono nel proprio manuale. Creazione della musica con il Commodore 64, questa non la sapevo nemmeno io. Vediamo un po' cosa si spiega. Vabbè, si spiega un po' i vari aggeggini, le capacità che faceva, perché obiettivamente il Commodore 64 era un pochino più evoluto per quanto riguarda il chipset del sonoro di quanto invece potesse fare l'Apple IIe, che obiettivamente era proprio preistorico. Vediamo un po' manipolazione avanzata dei dati, vabbè, questa è in relazione ai file, addirittura validata e quant'altro. Bellino, un bel manualetto completo. Ovviamente non era un Basic eccezionale, però diciamo aveva tutte le sue cosine già per iniziare a sfruttarlo in modo produttivo. Accessori, cosa si poteva mettere? Ecco, quello che si nota osservando il manuale della Commodore è che questo era più orientato, diciamo, scritto sicuramente da ingegneri per fornire informazioni, quindi molto più pratico e ben fatto di quanto si potesse trovare su quello della Apple, che era più, diciamo, un brochure per vendere altre cose, mentre qui si davano proprio informazioni dei comandi, come utilizzarli, la sintassi, veramente fatto molto bene. Funzione string, altre funzioni, qui i vari comandi che potevano essere associati ai tasti, codici dello schermo, vabbè, codici ASCII, dov'è l'ASCII? La guida al manuale Apple II non aveva neanche una tabella ASCII, quindi voglio dire, veramente infimo da questo punto di vista il manuale dell'Apple II, mentre indubbiamente il manuale della Commodore
che sul Commodore 64 non aveva nulla che spartire. Un ottimo, veramente ottimo manuale, con addirittura con tutti i contatti elettrici, con i vari spinotti, con un programma addirittura degli stati che venivano dati per provare, conversione di programmi, messaggi di errore molto ben spiegati, e addirittura una bibliografia a cui rivolgersi per poter allargare quanto si era già studiato, ma la bibliografia poteva servire relativamente. Miglioramento dei registri degli sprite, controllo del suono del Commodore, valori delle note musicali addirittura, fantastico. Mappa della memoria del Commodore, queste erano tutte informazioni veramente tecniche fantastiche che non erano presenti nel manuale dell'Apple II, e se uno le voleva sapere doveva sborsare i danari e comprarsi l'Apple II Reference Tutorial, e poi l'indice alfabetico che non bastava mai. Tabella rapida dei riferimenti al Commodore 64 e poi la chiusura. Questo è più o meno tutto, veramente un ottimo manuale quello della Commodore per il Commodore 64 microcomputer, manuale per l'utente guida all'uso. Saluto a tutti, alla prossima, ciao!